ti ringrazio, Signore, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. È un tema che nel Vangelo ritorna. Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai nel regno dei cieli. E in qualche modo è una delle cifre dell'insegnamento di Gesù e riguarda il cuore del Vangelo del Regno e la docilità necessaria per accogliere l'annuncio del Vangelo del Regno. Però anche da un punto di vista pedagogico questo insegnamento ha una sua profondità. Chi cerca di diventare sapiente, come in fondo ogni insegnante, diceva Aristotele che solo colui che è sapiente può insegnare, in realtà non diviene tale, se lo diviene, in forza di una propria dote innata. Chi riesce a diventare sapiente, nel senso aristotelico, può divenire tale perché si è fatto discepolo della verità. Il vero sapiente non è colui che con saccenza, sicumera, ritenga di avere la verità in tasca e parla come un oracolo, ipse dixit. No, il vero sapiente è anche umile, dice il Vangelo parlando di Gesù, mite e umile di cuore, perché lui per primo sa di essersi messo alla sequela di qualcosa che è più grande di lui. C'è un mysterium naturae, un mistero della natura, e c'è una grandezza della cultura di cui qualcosa potremo cogliere, ma molto sempre ci sfuggirà. Per questo chi è sapiente per davvero sa anche quali sono i limiti della propria conoscenza e pensa a se stesso come a una persona in cammino, come una persona che sempre è disposto a lasciarsi spiazzare, stupire dal mistero. E quindi, rispetto al linguaggio biblico, colui che è autenticamente sapiente, nel senso aristotelico, non è il sapiente di cui parla la Bibbia contrapponendolo ai piccoli, ma è uno che sa rimanere piccolo, piccolo di fronte al mistero della natura, piccolo di fronte al fatto che sempre si professa discepolo della verità.